apriamo insieme le crostatine di sfoglia alle mele in friggitrice ad aria. Sbucciamo le mele. Le dividiamo a spicchi, poi togliamo il torsolo centrale. Procediamo a tagliarle a fettine non troppo sottili, poi le raccogliamo in una bulla. Tagliamo il limone e lo spremiamo sulle mele per insaporirle, poi uniamo lo zucchero e mescoliamo bene. Ora srotoliamo la pasta sfoglia, poi con un coltello procediamo a tagliarla per ricavarne 4 rettangoli. Adagiamo la pasta sfoglia nello stampino, lo facciamo con delicatezza, in questo modo. Lasciamola morbida e abbondante all'interno. Disponiamo un cucchiaio di confettura alla base di ogni crostatina. Procediamo a stenderla e, se necessario, ne aggiungiamo ancora. Ora è il momento delle mele. Le disponiamo a raggiera in questo modo, fino a ricoprire tutta la superficie. Ripetiamo l'operazione anche per le altre crostatine. Prima di infornarle, sistemiamo i bordi, modellando la pasta sfoglia in eccesso. Possiamo creare un bordino o una decorazione, come meglio ci viene. Per esaltare il gusto, mettiamo un cucchiaino di zucchero in ogni stampino, ma possiamo anche omettere questo passaggio. Preriscaldiamo la friggitrice ad aria per 4 minuti a 200 gradi. Poi siamo pronti per infornare le crostatine di sfoglia alle mele. Le sistemiamo nel cestello e programmiamo 165 gradi per 15 minuti e avviamo la cottura. Ed ecco il risultato. Belle, vero? Per una maggiore sfogliatura della pasta possiamo aggiungere 3 minuti a 175 gradi. Con l'apposita pinza le togliamo dalla friggitrice ad aria per lasciarle raffreddare prima di toglierle dallo stampo. Ed eccole qui le nostre crostatine di sfoglia alle mele, perfette per una merenda golosa o per una colazione domenicale.